Un uomo di 60 anni, Marco Trozzi, originario di Pesco Costanzo, è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto sulla Maiella, nella zona di Passo San Leonardo. Tre erano gli escursionisti che si trovavano nei pressi di Rava Giumenta Bianca, quando, stando ad una prima ricostruzione, il sessantenne sarebbe precipitato per diversi metri, perdendo la vita, mentre scendeva con gli sci in alta montagna. L'uomo stava facendo un'escursione sul versante pescarese della Maiella quando, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe scivolato finendo in un crepaccio. La tragedia è avvenuta questa mattina in località Passo San Leonardo. Mio fratello era una tipica persona che si dà da fare qui sulle nostre montagne, una persona molto semplice, ovviamente avanti dalla famiglia di queste cose, dello sport all'aria aperta, bicicletta, in questo caso andare con gli sci in montagna, e questo era mio fratello. E sì, un incidente, forse una caduta, ora magari uno spigolato sulla neve, questo non si sa di preciso. Ora vediamo un po' con gli altri due ragazzi che erano insieme, magari di ricostruire un po' cosa è successo di preciso. Di quello che è a sua conoscenza, come è successo? Di quello che è a mia conoscenza, che lui è caduto e a un certo punto ha superato i due e quest'altro signor Alessio Giancola ha cercato di arrestarlo, di volerlo fermare per poter bloccare la corsa che aveva preso con la caduta, e poi evidentemente è successo l'inevitabile. Quindi Alessio era comunque una persona esperta? Sì, una persona molto esperta. Qualche settimana fa erano stati sul Silente, sul Gran Sasso, cioè non era un avventore, era una persona molto esperta, conoscenza della neve, tipo una persona sportiva. Persona sportiva, conosciuta anche nei vari ambienti, insomma, della neve, delle bici. Trozzi era in compagnia di due amici di Roccaraso, uno dei quali è rimasto ferito, mentre il terzo escursionista, che è rimasto illeso, ha dato l'allarme. Appena giovedì scorso aveva festeggiato il suo 60° compleanno. Lascia un grande vuoto. Beh, quando c'è una tragedia c'è sempre un grande vuoto, cioè è ovvio, lascia un grande vuoto. Soprattutto per la famiglia, i familiari, insomma, è una cosa. Sì, purtroppo sì. Sul posto per l'operazione di soccorso i sanitari del 118 con l'ausilio di un elicottero e le forze dell'ordine.